Stasera parlo solo io come presidente e sicuramente oggi non parlerà nessun altro a partire dal mister. È una cosa che abbiamo già fatto altre volte, sia in occasione di precedenti trasferte, sia in occasione di vigilie di precedenti partite. Quindi è un qualcosa che, sulla quale ci regoliamo, diciamo, di volta in volta, perché teniamo molto, questa società tiene molto ad una comunicazione corretta da parte di tutti i suoi tesserati, a partire dal mister. E quando ci rendiamo conto che questo possa non avvenire, allora si espone la società, in particolare questa sera col suo presidente. Io ho visto due partite in una, ho visto in 11, fino a che sono rimasti 11 contro 11, ho visto diciamo un discreto Nardò, non un buon Nardò, un discreto Nardò e devo dire un discreto Foggia, niente di eccezionale né da una parte né dall'altra. Il Foggia è stato bravo a prendersi il pacco regalo che le abbiamo confezionato con Natalucci, naturalmente nulla contro il ragazzo, sono cose purtroppo che possono capitare, ma è stato un regalo talmente grossolano che insomma è anche difficile da commentare. Sull'1-0 non so come Manfrellotti non abbia messo quella palla dentro dalla tribuna, veramente non si è capito se l'ha toccata o non l'ha toccata piano, ma insomma sono palle che un centravanti, anche qui senza colpevolizzare nessuno, ma se non fare quei gol significa poi chiaramente una condanna quasi certa. Dall'espulsione in poi devo dire che c'è stato un pessimo Nardò, anche proprio da un punto di vista tattico, fisico. Una confusione totale, in diversi soggetti e devo dire che la società è molto amareggiata proprio per quei 30-35 minuti in 11 contro 10, una prestazione sconcertante, della quale vi dico anche che chiediamo scusa a chi ci ha seguito da casa. Questa società sta facendo il massimo quest'anno, il massimo perché si resti attaccati ad una categoria che per noi è assolutamente fondamentale. Io credo che da qualche settimana a questa parte non tutti stiano facendo il massimo, come la società. Mi dispiace molto dirlo, ma lo dico, lo ripeto, è una ovviamente posizione condivisa con tutto il resto della società, con l'amministratore, col direttore generale, con l'amministratore delegato, col direttore sportivo e col club manager che è rimasto a Nardò. Quindi adesso basta, diciamo basta, chi ha orecchie per sentire sentirà e capirà e soprattutto voglio dire una cosa, chi non ci crede in questa permanenza in Serie D può dirlo chiaro, mancano ancora 8 partite e quindi la società saprà fare il suo fino alla fine perché noi rimarremo in Serie D, a prescindere da chi guida questa squadra e a prescindere dai calciatori che la compongono.